Severnini, parlando di Europa, ieri la riunione dell'Eurogruppo è stata, diciamo, un mezzo disastro, si è conclusa con un nulla, niente di fatto, e comunque si sono riaggiornati, si riuniscono e insomma, e vediamo se riusciranno a trovare un minimo comune denominatore per decidere su quali strumenti impiegare per contrastare la gravissima crisi economica. La Francia oggi, tra l'altro, ha attaccato con grande durezza l'Olanda e i paesi del nord. Ricordiamo che anche la Germania non, diciamo, fa parte dei cosiddetti falchi. Chi deve fare un passo indietro in questa situazione per riuscire a trovare un compromesso? Beh, l'Olanda è irritante. Io credo che quando sei un paradiso fiscale consentito, perché di questo stiamo parlando, non l'unico, non puoi metterti a fare grandi prediche agli altri, per cominciare. Però dobbiamo stare molto attenti a evitare, in fondo l'ho fatto anch'io, un pochino adesso, di fare caricature reciproche. Quindi noi parliamo degli arroganti egoisti del nord, loro parlano di noi pigri e scrocconi del sud. Tutto questo sono sciocchezze, questo è un tempo completamente nuovo. Gli strumenti che volete usare, ditecelo, ragionateci, chiamateli Corona Bond, volete chiamare il MES, ma senza le condizioni del MES, un altro strumento di debito condiviso, ma questo problema più o meno ce l'hanno tutti e quindi questo problema dobbiamo risolverlo veramente tutti insieme. Io spero che la Germania, abbiamo qui un europarlamentare tedesca, capisca che chi è forte deve essere anche generoso. Questo è il momento della generosità, che non vuol dire del lassismo, vuol dire che la Germania è stata molto aiutata dopo la Seconda Guerra Mondiale e grazie all'euro non ha sfruttato. Diciamo, dall'euro in poi ha avuto 20 anni meravigliosi. Adesso è il momento di restituire. Chi è forte deve cominciare a pensare di restituire qualcosa. Capisco anche che i governanti tedeschi devono stare attenti. Perché se passa l'idea che loro stanno regalando soldi così tanto per fare, fanno un assist meraviglioso ai sovranisti tedeschi che sono perfino peggio dei nostri, che è tutto dire.